Il leg day è il giorno che più temi. È il giorno che ti fa paura, è il giorno che ami. E quando già prendo la macchina per andare in palestra, comincio mentalmente a ripercorrere tutti gli esercizi. Quindi per me il leg day parte prima di arrivare in palestra. Quando sono in macchina non ho nemmeno bisogno della radio, parte quel momento di concentrazione dove rivivi esattamente quello che vuoi fare nel corso del workout. E quando arrivi la gente capisce subito che quello è il leg day per te, perché non parli. Quindi è un rapporto di conflittualità tra odio e amore, odio e amore. Bon. Il leg day per me parte il giorno prima, perché so che il giorno dopo avrò una sessione dura, quindi già la sera prima comincio a essere in ansia quando penso al workout che devo fare, e la mattina quando mi sveglio ho lo stomaco già chiuso per l'ansia che so che dovrò andare a fare il leg day, che sarà dura, sarà un bagno di sangue, sarà portare il corpo oltre il limite. Sembra che sei triste, sembra che sei incazzato. Però sei veramente dentro con la testa in quel giorno. E anche quando ti cambi, ho notato che la testa fa in modo tale che tu ti cambi piano, perché vuoi rallentare quel momento, vuoi aspettare quel momento, hai paura di salire sulla macchina dei pesi. Quindi ti cambi piano, cerchi di rallentare quel momento. E quando entri in sala, entri quasi in punta di piedi perché hai paura, hai quella sorta di timore reverenziale. Nel leg day. Come primo esercizio, oggi abbiamo cominciato direttamente con i Bulgarians alla Smith. Ci siamo prima riscaldati, dopodiché siamo partiti con un piramidale. 15 colpi, 12 colpi, 10 colpi, 8 colpi e un doppio drop.
Abbiamo cercato di portare ciascun set al cedimento o molto vicino al cedimento. E l'ultimo set invece abbiamo inserito un doppio drop per sfinire completamente la gamba. Piccola tecnica, ho cominciato prima con la gamba più debole, quindi diciamo tra virgolette fresco, ho sempre lasciato la prima gamba debole come primo set. Dopodiché ho fatto lo stesso numero di ripetizioni circa con l'altra gamba più forte. In realtà, come vedrete nel video, con quella più forte sono riuscito a chiudere meno ripetizioni. Questo perché oggi ho puntato molto, essendo da solo, su tenere i recuperi relativamente stretti. Quindi con la seconda gamba, nonostante fosse più forte, ho ceduto prima semplicemente perché a livello di fiato, a livello di riposo, non avevo ancora recuperato pienamente. Quindi questa è una piccola nota. Quindi se vedete che faccio meno colpi con la gamba più forte, è solamente per quello motivo. Come quando entri in chiesa, che c'è quel senso mistico
di paura, non so, che c'è un qualcosa di spirituale in giro. E la stessa cosa succede a me quando entro in sala nel leg day. Quindi ho questo, entro quasi in punta di piedi, in silenzio, e comincio pian pianino a riscaldarmi e senti il sangue che circola nelle gambe, senti il calore, senti quella specie di fuoco che comincia a bruciarti e dopo un po' cominci e la testa non ragiona più, parti, diventa tutto istintivo, segui la tua tabella di marcia, non pensi più, è tutta una ripetizione, un dolore, euforia, dolore, euforia, è tutto questo sbalzo di umore che praticamente ti fa amare il leg day. La bellezza di questo sport è che nessuno ti costringe a farlo, quindi non hai una pistola puntata alla tempia e nessuno ti obbliga a farlo, però lo fai perché hai questo fuoco dentro. E come ho detto prima, il leg day è un'alternanza tra odio amore, odio amore, odio amore, però alla fine prevale sempre questo amore, prevale sempre questa passione. E l'odio praticamente sparisce quando tu cominci a fare le prime ripetizioni, anche se quel giorno non hai, tra virgolette, voglia di farlo o non ti senti bene, non ti senti al 100%, parte quello stato euforico, quello stato di agitazione che ti fa vincere qualsiasi cosa. E ormai sono 12 anni che io vivo con questo rapporto di conflittualità, odio, amore, odio, amore. E il leg day per me è sempre il leg day, comincia il giorno prima. Da 12 anni e forse più vado avanti più diventa peggio. So che il leg day ormai riesco a portarlo sempre più avanti, a esasperare sempre di più il dolore. Quindi mentre i primi anni lo vivi, tra virgolette, sì, ok, un giorno duro, però lo vivi bene, più vai avanti più questo rapporto diventa veramente di odio perché sai che ti farai male. Però alla fine del leg day ritorna tutto l'amore.
anche se non hai voglia e vai, basta veramente 5 minuti, basta sentire il sangue che gira e tutto sparisce, tutta la paura sparisce, tutta la stanchezza sparisce. E paradossalmente forse sono quelli i giorni in cui riesci a spingere di più. Nei set duri io ho un rapporto veramente mistico, spirituale con questo sport, perché riesco a portare tutte le emozioni che ho accumulato nel corso della giornata, tutti i sentimenti buoni che ho, riesco a convogliarli astutamente in quel set. Cioè io penso a delle cose che mi portano a vincere, la paura mi portano a vincere il dolore, penso a mio figlio, penso a mia moglie e paradossalmente in quel modo riesco a caricarmi di maggiori energie e riesco a chiudere quel set. Chiaro che magari può capitare che fallisca, che resti sotto, però io in quel momento faccio ricorso a qualsiasi trucco, qualsiasi sensazione mentale che mi permetta di trovare maggiore carica ancora per poter vincere, per poter chiudere quel set. La bellezza del bodybuilding è che tu devi andare contro le regole, quindi ci sono delle regole che regolano il tuo corpo e tu paradossalmente le devi sfatare queste regole, quindi
Il tuo corpo non è fatto per avere muscoli, il tuo corpo non è fatto per mangiare quello che dobbiamo mangiare, il tuo corpo non è fatto per patire le carestie. Però il bodybuilding richiede che tu debba andare contro certe regole che madre natura ha voluto. Quindi quando hai un set duro, tu lo devi chiudere. Quando sai che devi mangiare, anche se non hai fame, tu devi mangiare. Quando devi fare la dieta, tu devi chiudere la bocca. E questo è il bodybuilding. Purtroppo richiede tantissima forza mentale. Richiede veramente che tu dia tutto te stesso. Per poter chiudere quel set, per poter andare contro madre natura. Come secondo esercizio, poi siamo passati a un esercizio più completo, squat libero, con la safety bar in questo caso, cercando di accosciare il più possibile. Ho usato le scarpe da squat in questo caso per avere molta più mobilità a livello di caviglia, quindi per poter scendere molto di più. Semplicemente ho fatto un ramping sulle 10 ripetizioni, ho fatto 4 set buoni e all'ultimo set ho fatto un doppio rest pose in questo modo. Quindi ho fatto meno ripetizioni di 10 perché ormai avevo terminato il ramping, 6 respiri, massime ripetizioni, 6 respiri, massime ripetizioni, drop del 30% e un ripetuto, quindi massime ripetizioni, 6 respiri, massime ripetizioni, 6 respiri, massime ripetizioni. Quindi sono 6 mini set, uno dopo l'altro, di fila, ok? Sì, la bellezza del bodybuilding è, perlomeno per come la vivo io, è questo senso di sfida che tu ti crei con te stesso. Perché purtroppo non è uno sport dove devi competere contro gli altri, capisci? Cioè non è come se dovessi fare una maratona, una corsa, e hai l'avversario vicino e dici ok, ti devo battere. Purtroppo è un gioco mentale che tu ti fai. Quindi quando tu entri in sala, paradossalmente il tuo nemico sei tu. E devi vincere contro te stesso, devi vincere contro i tuoi limiti. Per me questo è il bodybuilding, è crearmi dei limiti e cercare di vincerli. Ed è questo che mi spinge ogni volta ad entrare in sala pesi. La cosa bella del bodybuilding è che comunque devi essere sempre preparato al fallimento. Sai che puoi fallire, non è una strada spianata che tu devi seguire.
Proviamo. Ok, prima, la prima buona. Saliamo di 10, vediamo. È l'ultima, comunque vado, è l'ultima, quindi riappoggio massime, riappoggio massime, poi vedo, drop e ripeto 3 volte al massimo, vediamo come va. Quindi dovrebbero essere 6 mini set. Thank you.
Purtroppo questa strada avrà tantissime avversità, ci saranno tantissime avversità nel tuo percorso, sbaglierai strada, dovrai in qualche modo cercare di ritrovare la via, perché non è una scienza esatta, non è scritto da nessuna parte cosa devi fare e il tuo corpo reagisce diversamente da quello di un altro. Terzo esercizio per cercare di recuperare sia fisicamente sia anche a livello di testa. Ho fatto qualcosa di relativamente semplice, quindi ho fatto un esercizio di isolamento alla Leckarl in piedi e come accorgimento ho preso un peso che mi permettesse di fare circa 12 ripetizioni e ho fatto un cluster set, quindi ho fatto 3 set in questo modo. 5 ripetizioni alternate lato per lato, quindi prima sulla gamba debole 5, 5, 5, 5, il target era quello di fare almeno 20 ripetizioni, quindi nel primo set sono riuscito a fare 25 ripetizioni, quindi a chiudere 5 cluster per gamba. Ho riposato, secondo set non sono riuscito a chiudere 25 ripetizioni, ne ho fatti 24 e il terzo set invece ne ho fatti solamente 19, quindi il mio target per fermarmi era quello di cercare di fare almeno 20, ne ho fatti 19 quindi mi sono fermato. Thank you.
Una volta che ho recuperato preso fiato sono ritornato ad un esercizio molto più impegnativo a livello di effort sul corpo. Ho fatto uno stacco o meno, ho fatto semplicemente un piramidale, 12, 10, 8, 6 ripetizioni, ogni volta incrementando il peso di 20 kg. Concludiamo in bellezza la stagione. Okay.
Quindi la cosa bella di questo sport è questo, è questa sensazione di migliorarmi e capire come migliorarmi, perché nessuno me lo dice. Puoi leggere tutti i libri del mondo, puoi ascoltare tutti i podcast del mondo, tutti i video del mondo, però tu sei tu. E quindi ci possono essere delle regole generali da seguire, però la cosa bella è che tu sei cavia di te stesso e quindi sei tu che ti metti in gioco e sei tu che devi cercare di capire come fregare il tuo corpo, perché il tuo corpo non vuole i muscoli, il tuo corpo vuole rimanere com'è adesso. Il tuo corpo vuole rimanere com'è adesso. Basta. Non è stato progettato per avere muscoli. E tu in qualche modo devi essere più furbo di lui e fregarlo. E questa è la bellezza del bodybuilding. Come esercizio finale, poi di rifinitura, sono passato a fare i soliti esercizi per gli adduttori, quindi 3-7, facendo i 10, quelli che chiamiamo 10, che sono 10 ripetizioni, 10 secondi di squeeze, 10 ripetizioni, 10 secondi di squeeze, 10 ripetizioni. 3-7 semplicemente fatto in questo modo. Stessa cosa poi alla calf, alla standing calf, anche qua ho fatto 10 ripetizioni seguite da 10 secondi di squeeze, in totale 3-7. Peso costante in questo caso, il target era quello di riuscire a fare almeno i primi due set completi, quindi completando le 30 ripetizioni, e l'ultimo set invece era quello di non riuscire più a chiuderne gli ultimi 10 colpi, cercando di fare delle parziali. Merda. Ok. Finish. Infine, come ultimo colpo di grazia,
siamo passati a fare dei walking lunges. Quindi, avendo a disposizione un corridoio relativamente lungo, abbiamo fatto due giri da 50 passi con i kettlebell da 20 kg l'uno, quindi 40 kg in totale, cercando di fare 50 passi, 25 passi in andata, 25 passi in ritorno, cercando di non fermarmi, quindi facendo proprio un passo uno dopo l'altro, quindi senza cercare di fermarmi sul corpo per poi ripartire con l'altro passo. E come vedete poi nel secondo giro invece la cosa era diventata talmente difficile che ho dovuto rallentare un attimino l'esecuzione dei passi, quindi cercando di sostare un attimo in aria, riprendere un attimo fiato per poi andare avanti con le varie affondate. Quindi questa è la sessione di oggi, si conclude così la sessione di gambe dedicata più che altro ai femorali e basta. Ok. Vamos. Finito. Basta. Basta. So una cosa di te. La so senza nemmeno conoscerti o sapere chi sei. So che qualsiasi cosa tu stia facendo, non sei veramente arrivato al tuo limite. Non l'hai mai veramente toccato in realtà. E sai perché lo so? Perché non c'è nulla di sbagliato. È la nostra natura. È il motivo per cui esiste il concetto di mediocrità, di media, che non vuole essere dispregiativo. È così che va il mondo. Vamos. Migliaia di voi che stanno ascoltando queste parole, forse solo una decina riuscirà veramente a superare i propri limiti, ad andare oltre. La domanda non è se sarai tu a riuscirci, non è dove tutto questo potrebbe portarti. La vera domanda è cosa farai a riguardo. Inizierai veramente a rischiare, ti lancerai in territori che sono e saranno sempre inesplorati,
o lascerai che la paura abbia il sopravvento? Ti accontenterai di giocare al sicuro e rimarrai in questo castello di cristallo che hai costruito per te? La scelta spetta a ognuno di noi. Siamo artefici del nostro destino, complici della nostra felicità.